Buongiorno, intanto ringrazio Tim per essere stata invitata a iniziare questo piccolo grande convegno dove cerchiamo, credo, di seminare consapevolezza e bellezza. Siccome mi hanno detto che devo fare le slide, ho pensato di fare un ibrido perché di solito mi diverto sulla lavagna con la carta. E essendo una sala non piccola, ho fatto il mio dovere usando qualcosa che appunto vedrete. La Terra Viva, mi piace molto questo titolo, e guarisce insieme a noi. Ovviamente fa riferimento al micro-macro e alla ripetibilità, diciamo, di fenomeni che riguardano i fenomeni vitali. La Terra la possiamo immaginare, lo dico spesso in ambulatorio, come una gigante utero al contrario. È interessante che tutte le culture la Terra la denominano al femminile, mentre solo l'una, per esempio, nella lingua tedesca, sono il l'uno, la sole, cioè non è scontato che siano maschile e femminile, mentre la Terra siamo d'accordo dall'inizio dei tempi che è femminile. E la metafora che sia un utero al contrario mi piace molto perché i suoi figli sono tutto ciò che abbiamo a disposizione. Insomma, questo paradiso che ci viene regalato da questa gigante mamma, che è la mamma di tutti, è la nostra bella Gaia. Infatti la teoria della Gaia merita essere vista. La sua matrice è perenne metamorfosi. Raccontate ai vostri figli che quando mangiano un uovo, che il calcio dentro l'uovo è stato dentro le ossa di un dinosauro, okay? Oppure una gallina del 700, oppure un altro bambino del 1500, perché tutta la materia della viva è in perenne trasformazione, è sempre lì. Infatti per la Terra in senso stretto non esiste la morte, esiste solo la metamorfosi, la trasformazione delle sue materie prime. Quindi questo continuo in ciclo avviene grazie ai microrganismi. I microrganismi occupano circa il 60% della biomassa terrestre. Okay. Se i microrganismi fanno una riunione sindacale, domani non ci siamo più, potrebbero fare l'allegro pianeta dei microrganismi, no? Ovviamente sappiamo che per fortuna loro non viene in mente perché loro sono proprio la chiave della gestione della vita, dove c'è il passaggio da ex vita a nuova vita, loro trasformano. Quindi i germi si attivano, come sentiremo nelle relazioni, diciamo quando le cellule ne vanno riciclate. Questa foto è molto eloquente, è l'ingrandimento di una goccia di acqua di mare soltanto 25 volte.